La guerra non produce mai effetti collaterali, nella guerra è insita il rischio di queste tragedie, della morte degli innocenti. I civili sono le persone che soffrono di più e vengono più colpite da tutte le guerre. In questa strage morirono tantissimi bambini, il quartiere si attivò subito per prestare soccorso, solidarietà, e in quell'occasione Milano ha saputo rispondere dando il meglio di sé a quella tragedia pazzesca che è avvenuta appunto in quell'anno, in quel giorno. Credo che sia importante oggi ricordare quello che è avvenuto ed è molto bello farlo con le scuole. Anche quest'anno le insegnanti hanno accompagnato i bambini, i ragazzi e le ragazze a essere qua presenti, perché la condanna della guerra e il lavoro per la pace è una cosa che si costruisce molto con le piccole giovani generazioni, con le scuole. Milano è stata colpita molto duramente dalla guerra, questo deve aiutarci a mettere al bando ogni discorso che enfatizza l'eroismo della guerra. La guerra non ha nulla di eroico, la guerra è tragedia, è morte, ce l'ha insegnato Gino Strada in modo profetico e forse quest'anno ha senso anche ricordarlo. La guerra non risolve mai problemi, la guerra produce nuove sofferenze. A volte si banalizza quello che è stata la dittatura, le conseguenze della dittatura, e credo che invece bisogna fare un grande discorso di verità per bandire discorsi d'odio e per promuovere invece una cultura della pace, della tolleranza e della democrazia.